Buonasera, domani mattina la mostra Inge Morath, La vita, la fotografia sarà aperta al pubblico. Per ragioni legate all'emergenza sanitaria non è possibile fare un'inaugurazione in presenza e quindi vogliamo raggiungere lo stesso con questa modalità virtuale tutti i nostri visitatori. La mostra si inserisce nella programmazione estiva del Museo Diocesano, con apertura anche serale e la possibilità dell'aperitivo nel chiostro bistrò. È stata realizzata anche grazie al supporto del Forum Austriaco per la Cultura. Perché questa mostra? Perché la fotografia? È già il terzo anno che il Museo Diocesano propone una mostra fotografica di alto livello ai suoi visitatori. Il pubblico estivo cambia e ci fa piacere aprirci alla città, al quartiere, con una mostra anche per un pubblico diverso da quello che solitamente frequenta le nostre sale. E come mai Inge Morath quest'anno? Inge Morath ci ha affascinato, ci ha colpito, è una fotografa straordinaria. La mostra si inserisce anche nel palinsesto del Comune di Milano, I talenti delle donne. È una delle prime donne a diventare membro effettivo dell'Agenzia Fotografica Internazionale Magnum e ha una capacità straordinaria di entrare proprio in sintonia con la cultura dei luoghi che visita. Le sue fotografie hanno una qualità descrittiva sicuramente, ma nello stesso tempo Inge Morath riesce sempre ad entrare in grande sintonia, a mostrare una grande empatia con le persone che raffigura, che ritrae. E questo modo suo così affascinante di cercare di comprendere la cultura dei luoghi che visita si manifesta in tanti modi, ad esempio studiando prima dei suoi viaggi, dei suoi reportage, le tradizioni, la cultura, anche la lingua dei luoghi che va a visitare. In vita impara addirittura 7 lingue. La mostra intreccia la vicenda biografica interessantissima alla carriera artistica. E naturalmente ora la visitiamo accompagnati da una guida d'eccezione. Con me abbiamo Marco Minuz, che è il curatore della mostra. Da parte mia, ma anche da parte di Kurt e Brigitte Kindel, che sono co-curatori di questo progetto espositivo, è per noi un motivo di grande piacere essere qui presente al Museo Diocesano e ci teniamo, prima di portarvi a visitare il percorso espositivo, a porgere veramente un grande ringraziamento al Museo Diocesano nel suo insieme, a tutto lo staff e in particolare anche alla direttrice che ha con tenacia ha voluto questa mostra e ha reso possibile tutto questo. Il percorso ha un titolo ben preciso, Inge Morath, la vita, la fotografia, perché la volontà è proprio quella di suddividere questa mostra in due momenti ben precisi. Il primo, quello dedicato all'approfondimento biografico sulla sua vita, che è motivo poi di scoperta di un'esperienza umana straordinaria che si intreccia sempre anche con una carriera molto brillante, e il secondo, la fotografia, che racconta tutti i suoi principali reportage. Quindi è a tutti gli effetti due mostre che vengono unite assieme. La prima parte, che è quella che è alle nostre spalle, è appunto quella dedicata alla vita. Nasce nel 1923, fa un percorso lontano dalla fotografia, ma tutta una serie di coincidenze la portano ad arrivare nel 1949 accompagnando un giovane fotografo austriaco, Ernst Haas, a entrare all'interno dell'Agenzia Fotografica Magnum, non come fotografa, quindi all'interno di questo circolo elitario di fotografi, bensì come una semplice segretaria. Con il tempo ci saranno tutta una serie di passaggi personali e nei primi anni 50 ha modo di innamorarsi letteralmente all'interno di un contesto particolare, che lo vedremo successivamente, del mezzo fotografico, e capisce che quello è il suo strumento eccezionale per esprimersi. E da lì parte un percorso che non sarà semplice, non sarà facile, sarà accidentato, ma sarà molto determinato e sarà caratterizzato anche da una dimensione importante che si può forse rintracciare in molte di queste fotografie, ovvero il coraggio, che è un po', bene o male, il filo rosso di tutta questa esperienza.
Il percorso, dopo questa prima parte dedicata all'approfondimento biografico sulla sua vita, dove c'è la possibilità di vedere un importante insieme di fotografie realizzate anche da celebri fotografi quali Henri Cartier-Bresson, per citarne uno per tutti, si passa al passaggio successivo, che è quello dedicato appunto alla fotografia, alla sua carriera. E la prima parte è dedicata a una sezione particolare, speciale, che è appunto incentrata su Venezia. Perché Venezia? Perché nei primi anni 50, quando all'epoca era sposato con un giovane giornalista britannico, ha modo di visitare la città lagunare e rimane profondamente colpita dalla luce di questa città, quella luce che ha incantato moltissimi artisti, moltissimi letterati. E in quel momento sente il bisogno di andare in una cabina telefonica, di digitare il numero di telefono dell'agenzia fotografica Magnum e di parlare con il suo fondatore, Robert Capa. Perché? Perché era rimasta folgorata da questa luce e gli chiede se probabilmente c'era la possibilità di spedire un fotografo per immortalare questo momento. Ovviamente tutto ciò non era possibile e gli viene data un'indicazione: perché non prendi la macchina fotografica che hai con te e inizi a fare delle fotografie? E la stessa Ingemort racconterà poi successivamente, lo scriverà anche all'interno di un testo, che quello fu l'elemento determinante per dare inizio alla sua, non tanto carriera, ma al suo rapporto d'amore, di sentimento con il mezzo fotografico. E quindi era giusto partire con questa sezione. Un'altra sezione che combacia, che dialoga appunto con questa raccolta di fotografie dedicata a Venezia, è la Francia. La Francia ovviamente è una parte importante della sua vita. Lei è austriaca, nasce nel 1923, nel 1949 arriva a Parigi e ovviamente gli si apre un mondo straordinario, ma soprattutto ha la possibilità di entrare in contatto con i fotografi che avevano fondato l'agenzia fotografica Magnum, questa agenzia che era stata fondata 2 anni prima, nel 1947, e che metteva assieme il meglio dei fotoreporter che all'epoca esistevano, quindi da Henri Cartier-Bresson a Robert Capa, David Seymour, Roger, e per lei quindi si apre una grande esperienza lavorativa, ma soprattutto di vita. Ed ecco per cui la sezione è dedicata alla Francia. Il percorso continua. Quindi è costruito all'interno di una segmentazione dove ci sono questi approfondimenti ed entriamo in una nuova sezione dedicata alla Spagna. La Spagna è un paese del cuore per Ingemort, conosceva già all'epoca molto bene lo spagnolo e questo gli permise ovviamente di entrare in profondità, di approfondire, e ci permette anche di iniziare ad entrare all'interno del suo lavoro e accogliere alcuni elementi che sono determinanti e che fanno parte anche un po' della storia di questa agenzia fotografica, ovvero il rapporto con le persone, con l'essere umano. C'è una celebre frase di Robert Capa, fondatore appunto, come vi dicevo, di questa agenzia, che riassume probabilmente gran parte dell'obiettivo di questo gruppo di grandi fotografi: ama la gente e faglielo capire, quindi un grande interesse rispetto alla materia umana. La sezione ovviamente raccoglie fotografie che variano, che però hanno questo filo conduttore, quello legato alle persone. E anche la stessa Ingemort ha all'interno della sua ricerca, che si svilupperà nel corso degli anni, ha un grande interesse rispetto appunto alla tematica dell'essere umano, quindi cercare attraverso la fotografia di portare in superficie sogni, frustrazioni, paure, ambizioni di ogni essere, di ogni persona. E qui arriviamo alla sezione dedicata all'Inghilterra. Nella sezione dedicata all'Inghilterra c'è una delle foto più celebri di Ingemort, quella che rappresenta Mrs. Nash, una degli elementi della nobiltà, dell'aristocrazia londinese, proprio davanti a Buckingham Palace. Nella mostra abbiamo qualche cosa in più forse su questa foto in una saletta qua accanto, magari Marco ci puoi dire qualcosa? Questa fotografia effettivamente è una delle più rappresentative del lavoro di Ingemort. Rappresenta una donna dell'aristocrazia inglese
Ed è una fotografia che ci permette di capire l'approccio del lavoro di Inge Morath, perché è una fotografia diretta, non è una fotografia di posa, ma in quell'istante preciso cerca anche di mettere insieme tutta una serie di approcci formali. Infatti è una fotografia perfettamente calibrata, dove le linee di fuga convergono. E proprio per evidenziare l'importanza di questa fotografia abbiamo voluto anche dedicare un piccolo approfondimento in una sezione del percorso espositivo dove vengono raccolte anche documenti legati a questa fotografia in particolare. Il percorso poi prosegue e entriamo adesso in un'altra sezione, che è la sezione dedicata all'Iran. Fa riferimento a un reportage che è stato realizzato nel 1956, quando Inge Morath viene incaricata da parte di due multinazionali statunitensi di fare un reportage di natura appunto aziendale. Lei coglie questa opportunità, per non si lascia sfuggire questa opportunità, e rimane 6 mesi, quindi per un periodo molto più lungo rispetto a quello che era programmato, per cercare di approfondire un rapporto con questo paese così grande, che è appoggiato su una civiltà millenaria. E l'attenzione ovviamente va alle persone, ma si rivolge anche in particolare all'universo femminile, cercando di raccontarlo, cercando anche di superare quella condizione di difficoltà che probabilmente viveva in quel momento. E in particolare ci sono due fotografie, una fotografia dedicata a due donne che ballano e un'altra dove ci sono 3 giovani donne che sono coperte appunto da un velo, che permettono di essere una perfetta sintesi appunto della sua attenzione rispetto all'universo femminile. Il percorso prosegue e ci spostiamo in una nazione, passiamo in Europa e più precisamente in Romania. C'è un legame anche in questo caso molto forte. Va ricordato che Inge Morath conosceva anche il rumeno. Nel corso della sua vita aveva una certa predisposizione per le lingue e arriverà a padroneggiare 7 lingue, nello specifico lo spagnolo, ovviamente l'inglese, il tedesco, il cinese, il russo, il francese, e mi manca la settima, ma mi verrà in mente, come i 7 nani. E in questa sezione c'è un racconto di un viaggio che lei fa in Romania con la volontà di parlare, appunto, di descrivere. Prima di tutto c'era sempre questo preciso input che rifletteva tutte le persone che entravano all'interno di questa agenzia fotografica, di cercare di avvicinarsi il più possibile alla realtà e quindi di documentarla, di togliere i filtri, cercare di essere schietti, diretti e di andare proprio in profondità. E in queste fotografie, in questo piccolo estratto, possiamo vedere questa tensione rispetto alla vita quotidiana e il tentativo di entrare in simbiosi con gli sguardi delle persone, ovviamente, che vengono ritratte all'interno delle fotografie stesse. Il percorso arriva a un momento in cui c'è una specie di ideale curva per poi rientrare all'interno della mostra, e qui abbiamo deciso di raccogliere una serie di manifesti che testimoniano il lavoro che Inge Morath ha svolto nel corso degli anni. Questo perché? Per un fine ben preciso. Questa mostra è la volontà di riportare l'attenzione su questa donna che ha fatto una scelta ben precisa di amare la fotografia e di prendere un posto all'interno di un contesto, quello della fotografia di altissimo livello, che all'epoca, nei primi anni 50, non dava molto spazio all'universo femminile. Lei è testarda, lei è coraggiosa, porta avanti con determinazione il suo lavoro e riesce a ricavarsi un ruolo, a tal punto che nei primi anni 50 è una delle prime donne ad entrare all'interno di questa agenzia fotografica, che precedentemente era solo ovviamente per l'universo maschile. E la mostra è proprio l'intento di ridare attenzione
a questa donna, e qui abbiamo voluto, in questo momento così di pausa, di respiro all'interno del percorso espositivo, appunto raccogliere testimonianze del suo lavoro in una carrellata di poster. Entriamo negli Stati Uniti d'America, che ovviamente sono una nazione importante, lo scopriremo perché. All'epoca l'agenzia fotografica aveva già due Magnum, aveva due sedi, la prima era a Parigi e la seconda era a New York, quindi c'era anche il modo di fare la spola tra i due continenti. Gli Stati Uniti ovviamente sono una scoperta, sono un altro mondo, sono un altro racconto, sono un'altra civiltà, e ovviamente tutti questi elementi vanno a dare fuoco alla curiosità di Inge Mort. E siamo partiti con delle selezioni legate alla quotidianità, perché fondamentalmente il lavoro di Inge Mort si rivolge alla quotidianità. Non è una fotografa di posa, non è una fotografa di moda, è interessata alla quotidianità, ai gesti semplici, ma nel contempo di cercare di creare anche in piccolissimi istanti delle simbiosi con le persone che vengono ritratte. E la sezione è una delle sezioni più importanti, dove sono raccolte numerose fotografie, e permette di introdurre un passaggio importante della sua vita, perché lei nel 1960, con Henri Cartier-Bresson, quindi una figura molto importante della fotografia, viene incaricata di realizzare un servizio fotografico all'interno di un set cinematografico che era collocato nello stato del Nevada, e più specificatamente nella località di Reno. È un set estremamente importante per l'epoca, perché si riferiva a una pellicola cinematografica che in quel momento stava per essere realizzata, che era la pellicola appunto degli Spostati, una pellicola che aveva un cast d'eccezione, con Marilyn Monroe, sceneggiatura di Arthur Miller, John Huston alla regia, e viene ricordato questo momento e viene anche immortalato perché all'interno di questo set ha modo di fotografare tutti i protagonisti di questa pellicola, quindi da Marilyn Monroe a Clark Gable e allo stesso John Huston, ma ha modo di conoscere lo sceneggiatore, Arthur Miller, il celebre scrittore americano, che all'epoca era sposato con Marilyn Monroe, ma in quel momento c'era un momento di difficoltà, si stava esaurendo ovviamente la loro relazione sentimentale, e di lì a poco appunto Inge Mort avrà modo di rincontrare Arthur Miller, e successivamente avrà modo di partire una relazione che si concretizzerà nel 1962, quindi due anni dopo, quando si sposeranno. E questo determinerà una scelta ben precisa: spostarsi dall'Europa e andare a vivere negli Stati Uniti d'America, e più precisamente in una località ben precisa, una località non lontana dal frastuono, dalla dinamicità di una città come New York, ma in campagna, circa 2 ore di macchina, appunto nella località di Roxbury. E qui in questo spazio, all'interno della campagna statunitense, andrà a vivere all'interno di questa fattoria, e all'interno del percorso ci sono 12 fotografie che testimoniano, appunto, che ci permettono di vedere questo spazio, e inizierà un nuovo periodo della sua vita, un periodo caratterizzato ovviamente da meno frenesia e un'attenzione rispetto alla vita familiare, e lì inizia un altro periodo della vita di Inge Mort. Abbiamo detto che all'inizio che una delle caratteristiche straordinarie di Inge è anche la sua capacità di entrare in sintonia con i personaggi e di essere una ritrattista straordinaria, e infatti vedremo tra poco una sequenza meravigliosa di volti, di personaggi rappresentativi dei vari mondi, da letterati, scrittori, artisti, attori. In questa sezione vediamo però dei ritratti molto molto particolari, e
Chiederei a Marco quindi di spiegarci di che cosa si tratta, da dove nasce questa tipologia particolare di ritratto che sembra quasi essere un gioco. Inge Mort, quando va negli Stati Uniti d'America, ha un desiderio: conoscere un disegnatore illustre, Steinberg, che aveva origini rumene, che aveva avuto anche un'esperienza di vita legata all'Italia, ma che si era trasferito, come molte persone, come molti intellettuali, come molti artisti, negli Stati Uniti d'America. E quindi viene mossa da questa necessità e programma un incontro. E nel momento in cui suona il campanello dello studio di questo disegnatore, importante all'epoca, apre la porta e questo disegnatore si presenta con un sacchetto di carta sulla testa con disegnati i suoi tratti più caratteristici. È una scena che permette un po' di condensare queste fotografie che raccontano questa relazione professionale tra due mondi, quello del disegno, quello dell'illustrazione di altissimo livello, con quello della fotografia. Lei rimane folgorata da questo lavoro che negli anni stava portando avanti questo disegnatore, che cercava di tradurre in dei semplici sacchetti americani, quelli utilizzati per la spesa, i tratti caratteristici di ogni persona. E quindi gli propone, negli anni, quando la relazione ovviamente si consolida, di sviluppare un progetto insieme, fotografare le persone che lui traduceva in questi disegni. E nasce ovviamente un libro, una pubblicazione, che è testimonianza di questa bellissima esperienza, di questo dialogo tra due mondi, il dialogo tra l'illustrazione e la fotografia, che messi insieme ovviamente fanno un'esperienza estremamente importante, ed è per questo che abbiamo raccolto queste fotografie per raccontare, per testimoniare questa bellissima collaborazione. E ovviamente andiamo verso la fine di questo percorso e una parte importante è dedicata al ritratto. Una delle considerazioni iniziali era questa volontà da parte di Inge Mort di dedicarsi alla rappresentazione dell'essere umano e cercare di andare in profondità. Nel corso della sua vita fece anche delle scelte coraggiose, perché decise di andare un po' controcorrente, anche di sacrificare degli interessi di natura commerciale. Per un fotoreporter testimoniare sciagure, eventi bellici, ovviamente era un'occasione anche per lavorare. Lei sceglie a priori, scottata dall'esperienza della Seconda Guerra Mondiale che lei vive in prima persona, di abbandonare tutte quelle sfere che erano legate al dolore, alla sofferenza e ad eventi bellici. E quindi si dedica esclusivamente alla quotidianità, alla registrazione di quello che circondava. Ma un'attenzione particolare la rivolge al mondo degli artisti, al mondo dei letterati, complice ovviamente anche la relazione che si instaura con Arthur Miller nel 1960 e che appunto darà modo poi di convogliare a nozze tra i due. E quindi questa sezione è dedicata appunto ai ritratti. E c'è una carrellata di ritratti di persone celebri che lei ha modo di conoscere, ha modo di approfondire. Al centro di questa parete c'è una foto più grande delle altre, molto particolare, un ritratto magnifico, spontaneo di Marilyn Monroe. Come mai qui al centro e che episodio rievoca questa meravigliosa fotografia? È una fotografia importante di questo percorso, al di là che è una celebrazione della bellezza di Marilyn Monroe, in una posa ovviamente non particolarmente nota, non particolarmente suadente, ma molto, molto più semplice, no? Che si riferisce al momento in cui lei era all'interno di questo set cinematografico, appunto degli spostati, e dove Inge Mort viene chiamata appunto come professionista a raccontare le fasi evolutive della produzione di questo film. Anche lei ovviamente rimane incantata dalla figura di Marilyn, ma, e questo è un aspetto importante da tenere in considerazione, non si ferma alla superficialità.
e invece si interroga e cerca di entrare in profondità, no? Di capire qual era il segreto di questa vera e propria icona, superando pregiudizi, superando anche letture molto superficiali. E si interroga e cerca di realizzare una serie di fotografie che avevano proprio l'intento di svelare una parte nascosta di questa celebre diva statunitense, diva cinematografica. Ovviamente la fotografia l'abbiamo appunto voluto, è messa molto vicino alla figura di Arthur Miller. Arthur Miller è un po' un passaggio, è un momento importante della vita di Inge Mord, perché questa ragazza che decide di diventare fotografa e si ritaglia uno spazio con la sua professionalità, con le sue scelte, ad un certo punto, quando conosce Arthur Miller, che nel frattempo lascia, interrompe la relazione con Marilyn Monroe, decide di fare una scelta proprio di vita, radicale. Quello che aveva conquistato lo mette così, in una fase di congelamento, lo abbandona e decide di dedicarsi alla famiglia. E per alcuni anni fermerà tutto, farà solo fotografie all'interno di una sfera prettamente domestica. E poi solo successivamente, negli anni, viaggiando con il marito Arthur Miller, rinizierà a viaggiare e a realizzare altri documentari, altri reportage fotografici. Ovviamente prima di finire il percorso era necessario anche fare una piccola parte dedicata alla sua terra d'origine, l'Austria. E qui sono state selezionate invece delle fotografie completamente diverse, un po' quasi a negare quello che abbiamo detto prima, quindi questa attenzione rispetto alle persone, a cercare di creare un'intimità immediata con le persone che venivano ritratte fotograficamente. Qui abbiamo fotografie di silenzi, fotografie di spazi vuoti dove la presenza umana era rifatta o molto poco presente. Però sono fotografie che trasmettono un grande senso di intimità e probabilmente l'intimità, sia con presenza che senza presenza di persone, forse può essere un altro tratto caratterizzante del lavoro di questa fotografa e che ci permette anche di vedere uno scarto rispetto ai suoi colleghi, no? E rende forse molto affascinante il suo lavoro. E assieme quindi transitiamo verso l'ultimo punto. L'ultima sezione si intitola L'ultima fotografia. In realtà però sulla parete di fotografie ne vediamo due. E solo avvicinandoci ci rendiamo conto che c'è una specie di trucco che Inge in qualche modo ha voluto giocare su una delle fotografie più celebri. E quindi direi che forse possiamo concludere su queste immagini e ci piacerebbe che tu ci spiegassi come mai questo abbinamento. È l'ultima sezione di questa mostra e forse sono le due fotografie con una forte carica simbolica, che probabilmente sono anche un'occasione per dialogare con questi tempi strani, con questi tempi di assenze, con questi vuoti che hanno caratterizzato questi ultimi due mesi della nostra vita e ci portano ad un'inaugurazione un po' sui generis, no? Un po' strana, senza la presenza umana, che è la condizione necessaria, il condimento per un percorso espositivo. Sono due mostre, sono due fotografie, due fotografie che hanno la sua stessa storia. Nel 2002, quando Inge Mord viene a mancare, gli eredi decidono di incaricare Brigitte e Kurt Kindel di recarsi all'interno di questa fattoria, dove lei aveva passato 40 anni di vita con Arthur Miller, e di mettere un po' d'ordine. E si accorgono che una macchina fotografica ha ancora un rullino. E riescono a risalire al fatto che probabilmente quelle fotografie che lei aveva realizzato con quella macchina fotografica e che non era riuscita a sviluppare appartenevano agli ultimi giorni della sua vita. Lei era già malata, quindi era cosciente ovviamente che il tempo a sua disposizione era poco. E realizza ovviamente, perché è una necessità per lei fotografare, una fotografia che vediamo qui sulla vostra sinistra, che è un suo ritratto,
che è un ritratto appunto che se notiamo bene è lo stesso che vediamo sulla destra, che si riferisce a una fotografia scattata, un autoritratto più precisamente, nel 1958. Ebbene, lei prende questa fotografia, chiude un po' l'inquadratura, ci mette una piccola pianta davanti, simbolo un po' della vita, no? E sposta la pianta in modo tale che escano solo gli occhi che sono la sostanza più importante, no? Il vedere, l'osservare, e realizza questa fotografia. E ci piace pensare che quindi forse è una delle ultime scatti che lei ha realizzato nel corso della sua vita. Prende una fotografia del passato, la tiene intatta, ma contemporaneamente anche la modifica. E ci lascia vedere solo questi occhi, gli occhi che sono la magia del vedere, o meglio, la magia dell'osservare, questo esercizio che oggigiorno è un po' trascurato a favore invece del vedere superficiale, e ci piace pensarlo come un ultimo messaggio, no? Di continuare a guardare la realtà in maniera schietta e di cercare di fare meno compromessi possibili nell'esercizio dell'osservare. È proprio questa attenzione allo sguardo di Inge Morat che ci ha catturato nell'osservare il suo percorso, nell'osservare le sue immagini. L'artista questo fa, il fotografo questo fa, con il suo sguardo, con i suoi occhi è capace di indagare la realtà e di coglierne il significato più a fondo di quello che noi stessi riusciamo a fare. Ed è per questo che vi aspettiamo numerosi a partire da domani a visitare la mostra Inge Morat, La vita, la fotografia, che rimarrà aperta anche in orario serale fino al 1° novembre.